Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di Rain Italy Channel. Oggi ragazzi questo sarà un video un po' particolare, perché adesso vi spiego il perché. Come potete vedere in mano ho le figurine di UEFA Euro 2020, ma sono quelle preview, non sono quelle nuove. E adesso vi spiego perché io ho quelle, cioè io ho in mano quelle preview. Adesso ve lo spiego perché praticamente sono arrivati in montagna e io le avevo trovate in casa, perché non sapevo manco che ci fossero, quindi le avevo trovate in casa e mi ero dimenticato di aprirle, e oggi le aprirò. Come avete capito ragazzi, le ho trovate in montagna e non lo sapevo che ci fossero, veramente. È stato tipo un regalo che mi ha fatto una persona, forse, vabbè. Comunque, senza perdere altro tempo, scusate se sono dell'anno scorso, però le ho trovate quando sono arrivato qui in montagna, sono arrivato il 9 di luglio, quindi. E sono dell'Europeo 2020, ma sono quelle preview, non sono, come vi ho detto, sono quelle preview, ma non sono quelle nuove. Quindi io, raga, senza perdere altro tempo, io direi che possiamo cominciare ad aprirle. Allora, iniziamo da... facciamo un gioco quello dove le trovo, io a caso, allora... ciao questa. Da 3, 2, 1, via, l'apriamo. Vediamo chi c'è. Se volano, ragazzi, portate pazienza. Allora, Tom Lawrence del Galles. Poi, scusate se volano, ragazzi. Poi, Ifran Can Kaveci della Turchia. Poi... questo ragazzi mi pare che ha fatto gol contro la Svizzera, mi pare. Poi Pau Torres della Spagna. Piotr Zielinski, grandissimo attaccante del Napoli, della Polonia. E alla fine Ginter della Germania, che gioca al Borussia Mönchengladbach insieme a Sommer. Ragazzi scusate se volano, ma portate pazienza perché oggi c'è un po' di venticello. Poi potete anche sentire ragazzi il rumore della natura, stupendo, le fontane, i cavalli, siamo in una baita, infatti bellissimo il rumore della natura, bellissimo. Allora cominciamo con l'altra. Adesso però questa l'abbiamo messa via, la mettiamo via, poi le butteremo. Allora adesso io direi di prendere questa qua. Allora ragazzi, prima di aprire vi devo dire una cosa. Se raga notate qua nel coso bianco si vedono un po' già che figurina è, e io vedo lo stemma dell'Italia, portate pazienza se le figurine si vedono già, ma portate pazienza se si vedono già. Allora io dico che dentro c'è un giocatore dell'Italia e un giocatore del Belgio. Facciamo questo gioco, dai. Allora vediamo cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato lo stemma dell'Italia, come vi avevo detto, Ruben Neves del Portogallo, questo è un doppione, il capitano Kier Kier della Danimarca, che ha salvato Eriksen, poverino che stava per morire, e la mezza squadra del Portogallo, e alla fine troviamo Gregorz Karakinja, non so manco come si pronuncia, ma vabbè. Ragazzi portate pazienza se volano, il vento di oggi che decide la temperatura. Adesso io raga direi le prendo ad occhi chiusi, direi di prendere questa. Dico che dentro c'è un giocatore del Galles e un giocatore dell'Ungheria. Vediamo se ci azzecco. Allora qua avevo previsto che c'era lo stemma della Svizzera, perché si vedeva lo stemma della Svizzera. Poi Kyle Walker del Manchester City, cioè sì, del Manchester City, dell'Inghilterra, che finalmente inglesi mi abbiamo battuta, L'11 luglio brucia ancora, per voi il 2021 brucia ancora, ma vabbè, a parte gli scherzi, abbiamo trovato Kyle Walker, poi sono all'incontrario, e Semenov della Russia, della madre Russia. Toni Kroos della Germania, grandissimo Toni Kroos. E alla fine Patrick Schick, della grandissimo Patrick Schick Bomber della Repubblica Ceca. Ha fatto due gol contro la Scozia. Mi sembra che quella Croazia, no. Croazia Repubblica Ceca era tipo 0-0. Vabbè, apriamo le prossime figurine. Fate pazienza raga, se volano io direi di prendere... fate pazienza, Io direi di prendere questa.
Allora. Ah, giusto, io dico che dentro c'è un giocatore dell'Austria. E facciamo, raga, che diciamo anche tipo, magari lo facciamo che dentro c'è anche lo stemma del facciamo della Francia. Anzi no, della Finlandia. Vediamo che va, ha un doppione. Bolat del portiere della Turchia. Io me ne ricordo le figurine. Freuler penso che non ce l'ho. Freuler della Svizzera. Glick, questo ce l'ho, un doppione ce l'ho. Dumfries, penso che anche lui ce l'ho. Questo non ce l'ho. Nordfeldt, spero che si pronuncia così, della Svezia. È tipo un portiere della Svezia, sì, al coso viola. È un portiere della Svezia. Ne mancano solo 4, raga, portate pazienza, se vanno via. Allora, io direi di prendere questa. Io dico, raga, che dentro c'è il capitano della, aspettate che devo pensare, della Germania e il portiere della Svizzera, Sommer. A me piace un sacco Sommer. Scelgo io chi c'è dentro, magari ci ho azzeccato. Ho detto un giocatore della Svizzera. Allora, Florian, abbiamo trovato Florian Kainz. Io lo so bene il tedesco, riesco a pronunciare meglio le parole tedesche, anziché quelle polacche sono impronunciabili. Vabbè, comunque, Florian Kainz dell'Austria. Questo ce l'ho, Granlund, ma quanti doppioni trovo oggi? Com'è possibile? Granlund, oh, c'era di nuovo uno all'incontrario, non capisco perché alcune sono all'incontrario. Vabbè, comunque, Dejan Lovren della Croazia, grandissimo, che gioca a Liverpool. Campione di Champions League nel 2019. Rodrigo Moreno, questo non ce l'ho, della Spagna. E questo non ce l'ho, Uroren della Finlandia. Speriamo di trovare, raga, Eriksen. Io spero di trovare Eriksen. Speriamo stai bene, Christian. Speriamo che potrai rigiocare a calcio, che alcuni dicono che non potrà più rigiocare a calcio. Allora, ne sono rimaste 3. Io direi di prendere questa. Io dico che dentro c'è un giocatore, fatemi pensare, ragazzi, un giocatore della Svezia e lo stemma, fatemi pensare, scusate, e lo stemma della Turchia. Pensato. Abbiamo trovato uno dell'Ucraina, riesco a vedere già chi sono. E non ce l'abbiamo, per un attimo pensavo fosse Malinkovski, che ce l'avevo già un doppione. No, invece no, Mikita Burda dell'Ucraina. Che nome è Mikita? No, vabbè, esiste, sì. In Ucraina ci possono stare quei nomi. Ma comunque, Mikita Burda dell'Ucraina. Berg penso che ce l'ho già. Dai, vi prego, speriamo di non trovare più doppioni, dai. Non capisco come mai oggi trovo tantissimi doppioni. Non mi ricordo se Berg ce l'ho, sì o no. Boh, forse no, forse non ce l'ho. No, adesso che mi viene in mente non ce l'ho. Poi lo stemma. Cioè, lo stemma, la squadra della Repubblica Ceca, la squadra della Germania, penso che questo, non so se ce l'ho un doppione, perché io avevo già un altro pezzo della squadra della Germania, non mi ricordo se era questo o quell'altra a sinistra. Non abbiamo trovato lo stemma della Turchia, ma della Polonia, che penso che non ce l'ho. Poi faremo anche gli scambi, raga, anche se saranno un po' vecchie queste figurine. Gli scambi online ci sono. Allora, le ultime due, questa prendiamo, è rimasta solo quella. Io dico che dentro c'è il portiere dell'Ucraino, facciamo il portiere della Spagna, Unai Simon, e il giocatore della Danimarca, e un giocatore della Danimarca, speriamo sia Eriksen. Dai, speriamo di trovarti, Christian, speriamo che potrai rigiocare a calcio, starai sempre con noi. Allora, questo non ce l'ho, è la mezza squadra della Finlandia, la mezza squadra dell'Olanda, questo ce l'ho. Abbiamo trovato Marco Reus. Reus, non so come si pronuncia, penso che non ce l'ho. Oh, raga, ma quanti doppioni troviamo? Abbiamo trovato due figurine uguali. Ah, no. Ah, raga, ho trovato la mezza squadra della Germania, così la posso finire. No, mi sa che questo pezzo di squadra della Germania, mi sa che ce l'avevo già.
E poi alla fine troviamo Yilmaz della Turchia. Sì, ce l'abbiamo già. No? No, no, non ce l'ho Yilmaz, non ce l'ho. Me l'ero confuso con qualcun altro, forse. Ne manca solo uno, raga, poi finito. Io dico che qui dentro c'è un giocatore dell'Olanda e facciamo che troverò lo stemma del Portogallo. Anzi no, la squadra del Portogallo. La mezza squadra, vediamo chi c'è. Vediamo se c'è dentro qualcuno. Qualcuno che non abbiamo. Allora, no, Jan Vertonghen. Partiamo con Jan Vertonghen. Non mi ricordo se ce l'ho, penso che non ce l'ho. Speriamo di non. Speriamo che non ce l'abbiamo. C'è uno della Francia, potrebbe essere Mbappé, no? Sissoko della Francia, non mi ricordo che Sissoko è stato convocato dalla Francia. Abbiamo trovato uno della Francia, ma non è Mbappé, è Fekir. Mi gioca a Lione, sapete, Deschamps non ha convocato tutti questi giocatori qua, Sissoko, Fekir, alcuni giocatori della Francia, molti giocatori della Francia sono rimasti a casa. Raga, ci ho azzeccato! Mezza squadra del Portogallo! Incredibile, ragazzi! Mezza squadra del Portogallo e alla fine, per ultima cosa, penso che questa non ce l'ho, ho trovato la mezza squadra del Galles. Con Cristiano Ronaldo! Sì! Allora, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Purtroppo non abbiamo trovato Eriksen, ma vabbè, pazienza. E niente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale qua sotto, attivando la campanellina ovviamente. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao! Bo 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 bo!